Inaugurato ufficialmente l'archivio storico del Consiglio regionale, la Toscana è la prima regione a statuto ordinario a dotarsi di una sede e di sale dedicate alla consultazione. Realizzato in somma urgenza l'intervento di ripulitura della facciata di Palazzo del Pegaso, Mazzeo condanna il gesto degli attivisti ambientalisti. Nell'ambito del percorso formativo Felici e Connessi è nata una redazione radiofonica universitaria, il Corecom Toscana tra i partner del progetto. L'archivio storico del Consiglio regionale. Da gennaio 2023 si è aggiunto un nuovo spazio aperto al pubblico nel panorama degli archivi toscani e nazionali, è l'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana. L'archivio comprende la documentazione propria del Consiglio regionale e quella di archivi aggregati relativa ad affari esauriti da oltre 40 anni e destinata alla conservazione permanente in adempimento dell'obbligo sancito dall'articolo 30 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. A più di 50 anni dalla nascita delle regioni, il Consiglio regionale della Toscana è il primo fra le regioni a statuto ordinario a dotarsi di una sede e di sale dedicate alla consultazione per la sezione separata di archivio. Le sale destinate all'archivio sono collocate al pian terreno del Palazzo del Pegaso di via Cavour e sono intitolate ad Elio Gabugiani e Loretta Montemaggi, i due primi presidenti del Consiglio regionale. È una giornata bella, è una giornata bella per le cittadine e i cittadini della Toscana. Saremo la prima regione a statuto ordinario ad avere un archivio storico. Quello che noi siamo è frutto di quello che è stato in questi anni. La Toscana è una regione che non si è mai voltata dall'altra parte. In quell'archivio storico troverete tanto della nostra identità, della nostra storia. Troverete il primo discorso, il discorso di insediamento della Presidente Montemaggi. Troverete tante battaglie che questa regione ha portato avanti. Un luogo aperto ai cittadini e alle cittadine della Toscana per conoscere la propria storia, per poter approfondire, per poter consultare, per poter leggere, per fare memoria. Insomma, io sono orgoglioso di essere il Presidente del Consiglio regionale che dopo tanti anni di lavoro, e ringrazio tutti gli uffici, riuscirà oggi ad inaugurare un pezzo di storia importante della nostra regione. Io ci sono molto affezionato perché prima di essere il Presidente della Giunta regionale sono stato il Presidente del Consiglio e quindi in quei 5 anni, dal 2015 al 2020, ho lasciato il cuore in questo ambiente, l'Assemblea della Regione Toscana, il luogo dove si fanno le leggi, e quindi sono contento che il mio successore Antonio Mazzeo abbia organizzato questo, che è uno spazio importantissimo di documentazione, e io spero ad esempio di materiale per tesi di studenti universitari, di materiale per mostre sulla democrazia e la libertà nella nostra regione, su tanti argomenti che con la razionalizzazione di archivi che altrimenti rimarrebbero anche difficilmente accessibili può esserci per il futuro. È un salto di qualità questa inaugurazione degli archivi, perché non dimentichiamoci mai che il futuro si costruisce quando vi ha un fondamento di memoria forte e approfondita. Nell'archivio storico sono conservati tutti gli atti di prerogativa del Consiglio delle prime legislature, le leggi regionali, le proposte di legge al Parlamento e quelle di iniziativa popolare, le petizioni, le deliberazioni consiliari, gli atti di controllo ispettivo e gli atti di indirizzo politico e molte altre tipologie di atti che si sono succedute nel tempo. Inoltre vi si trovano i fondi delle commissioni permanenti e speciali. Fa parte dell'archivio storico anche l'importante fondo Oriana Fallaci, donato al Consiglio dall'erede nel 2016. La parte libraria, che raccoglie tutte le sue opere a stampa, in italiano e nelle traduzioni in varie lingue, si trova nella sala della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, dedicata alla scrittrice. Il materiale archivistico è conservato invece presso l'archivio storico e abbraccia tutta la vita professionale della giornalista e scrittrice dagli anni 50 fino alla sua morte. Il patrimonio documentale del Consiglio è disponibile sia per la consultazione interna che per la consultazione esterna da parte di studiosi e cittadini e di chiunque abbia necessità di prendere visione o estrarre copia del materiale per scopi storici, di ricerca o di studio.
Il personale dell'archivio storico fornisce inoltre al pubblico assistenza alla ricerca. Io credo che quando si inaugura un archivio è un momento di festa, è un momento di festa dell'istituzione, naturalmente la Regione Toscana, chiaramente il Consiglio regionale della Toscana, però è un momento di festa per tutti i cittadini fiorentini e diciamo tutti i nostri concittadini, perché gli archivi non stanno vivendo un momento brillante. Inizierò il mio intervento citando piccoli passaggi di un testo che è ora all'attenzione delle società degli storici. Ci sono grandi difficoltà. Io insegno in un osservatorio campano, insegno all'Orientale di Napoli, ho tantissime tesi, quindi questo mi dà il senso dell'importanza degli archivi anche per i nostri studenti e la difficoltà di trasmetterli come patrimonio civico, patrimonio comune. C'è un po' da lavorare su questo e per questo penso che questa iniziativa sia tanto importante. Ci vollero 25 anni per istituire le regioni dopo la Costituzione e sono passati 53 anni da quando le regioni sono state istituite. Il paese è profondamente cambiato, è cambiato il rapporto fra le regioni e lo Stato, è cambiato il rapporto fra le regioni e la società e le società e il territorio su cui le regioni lavorano. Questo profondo mutamento non può che essere attestato e testimoniato dagli archivi. Cioè, gli archivi delle regioni sono importanti tanto quanto le regioni e il tempo che è passato è un tempo che fa sì che questi archivi diventino fonti per la storia del paese. Non tutte le regioni hanno lavorato allo stesso modo, non tutte le regioni hanno un rapporto con la memoria allo stesso modo, ma questo significa di fatto anche una pratica organizzazione del lavoro che le regioni devono darsi per custodire, tutelare e valorizzare la propria memoria. La Toscana lo sta facendo, esiste una eterogeneità in Italia sul trattamento della documentazione delle regioni che è essa stessa significativa dello stato del rapporto fra le regioni e appunto lo Stato centrale. Oggi noi apriamo l'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana, che è un archivio importante, che è una sezione separata, il che vuol dire che devono esserci anche dei professionisti all'interno della regione che lo custodiscano, che lo valorizzino e che possano anche pensare al futuro di questa stessa documentazione. Ripulita la facciata vandalizzata. Un intervento straordinario, attivato in somma urgenza immediatamente dopo il blitz con cui nella giornata di domenica 12 febbraio è stata imbrattata la facciata del Consiglio regionale della Toscana, ha riportato velocemente la situazione alla normalità. Il presidente dell'Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, ha compiuto un sopralluogo e lavori di ripulitura grazie all'attivazione della società di manutenzione del palazzo e coinvolgendo Comune e Vigili per gli aspetti di transennamento e sicurezza, la sede istituzionale è stata ripulita nell'arco di una giornata per un costo complessivo di circa 1000 euro. Il gesto degli attivisti che hanno vandalizzato il palazzo, inneggiando alle cause ambientaliste, è stato condannato con forza dal presidente del Consiglio regionale, Mazzeo. Innanzitutto sono contento, diciamo, che velocemente stiamo riportando tutto a quello che merita questo luogo, cioè il Consiglio regionale. Io penso che vada condannato quanto successo, vada condannato con forza, perché imbrattare un bene pubblico è qualcosa di profondamente sbagliato, ancora di più se si fa nella casa di tutte le toscane e di tutti i toscani. Ho appena parlato con un ragazzo che mi diceva hanno fatto bene, ma poi parlandoci anche lui condivide che è giusto confrontarsi, che è giusto parlarsi. Ascoltare quelle istanze non è con questi gesti che si risolve il problema del cambiamento climatico. Ho sempre detto che vorrei dare voce a chi è meno voce e quindi sono i benvenuti in Consiglio regionale, ma parliamo, confrontiamoci e diamo risposte ai cittadini. Io vorrei lasciare il mondo, la Toscana, un pochino migliore ai miei figli e anche dal punto di vista ambientale abbiamo tanto da fare, anche se in questi anni siamo orgogliosi di essere la prima regione in grado di produrre energia pulita, energia verde. Però di strada ce n'è ancora tanta da fare e ripeto, quella strada non si può percorrere con questi gesti, si deve percorrere con il confronto, con il dialogo e con le azioni concrete di chi governa. Felici e connessi.
Un percorso formativo che ha portato alla costituzione all'interno degli studi di Controradio di una vera e propria redazione radiofonica universitaria. È il progetto Felici e Connessi, finanziato con il Fondo Antonio Megalizzi dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Università e della Ricerca, con ente capofila Controradio e partner il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze e il Corecom Toscana. Nella giornata mondiale della radio, la Sala Gonfalone del Consiglio regionale ha fatto da cornice all'evento conclusivo del progetto. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha ripercorso la genesi dell'iniziativa, ricordando che Controradio per questo progetto ha vinto il bando Fondazione Antonio Megalizzi, dedicato alla figura del giornalista italiano, morto a Strasburgo nel dicembre 2018 a seguito degli attentati terroristici al mercatino di Natale della città. Mazzeo ha poi lanciato la sfida agli studenti, fare insieme il podcast che racconta cosa succede in Consiglio regionale. Io sono davvero felice di essere oggi qui perché oggi riusciamo a mandare un messaggio forte, è possibile condividere con le studentesse e gli studenti un'idea, un progetto di futuro. Qualche anno fa si diceva la radio non sarebbe più esistita, invece la radio con gli strumenti di comunicazione moderna funziona ancora di più, penso ai podcast, penso alla web radio, penso alla necessità di unire sostanzialmente forme di comunicazione differenti. E obiettivo qual è? È cercare di fare anche noi un'iniziativa del genere in Consiglio regionale. Mi piacerebbe coinvolgere le studentesse e gli studenti per cercare di fare un podcast delle attività del Consiglio regionale. Un modo alternativo per arrivare a tante cittadine e tanti cittadini della Toscana. Il seminario ha dato spazio agli interventi di giornalisti, conduttori radiofonici e comunicatori che hanno partecipato al progetto, ma soprattutto ai protagonisti, gli studenti che hanno raccontato in pochi minuti un'esperienza lunga un anno che li ha visti impegnarsi nella realizzazione della trasmissione in tutte le sue fasi, selezione dei contenuti e dei relatori, produzione della scaletta, preparazione e produzione delle interviste e dei servizi in voce, speakeraggio e registrazione, scelta delle musiche, montaggio ed editing. Tema centrale delle trasmissioni è stato il mondo universitario, declinato per argomenti in rubriche legate alla vita dell'Ateneo Fiorentino e dei suoi studenti. È stata un'esperienza fantastica e formativa a 360 gradi, abbiamo imparato un sacco di cose. La strada principale è stata quella della radio, chiaramente, però in parallelo abbiamo acquisito un sacco di competenze comunicative al completo, dal lavoro di redazione, social, interviste, produzione di contenuti e quant'altro. Quindi sì, sono veramente molto soddisfatta e chiaramente orgogliosa di essere qua. In pratica ci siamo anche divertiti a capire come funziona uno speaker nel contesto di una radio, quindi a portare contenuti, a riproporli su queste frequenze, a poi presentarli tramite social. Quindi un'esperienza che ha coinvolto tutti i mezzi di comunicazione. Sicuramente è stata un'esperienza arricchente sia dal punto di vista professionale, ho imparato tante cose, tante skill che prima non avevo, e anche dal punto di vista umano, perché abbiamo incontrato tante persone comunque professionali ma che ci hanno accompagnato tantissimo nel nostro percorso di crescita. È stata un'esperienza anche per noi, devo dire, molto interessante, che ci ha arricchito molto, e soprattutto abbiamo avuto grande soddisfazione nel lavorare con questi ragazzi che si sono dimostrati molto interessati e soprattutto motivati, e insomma alla fine è venuto fuori un progetto completo in cui loro hanno imparato la comunicazione in ogni sua forma, quindi hanno imparato a gestire una redazione, a organizzare le interviste, a scegliere i relatori, ma non solo, anche a fare editing, quindi a tagliare gli audio, a montare le trasmissioni e poi anche a parlare davanti a un microfono. Importante questo progetto perché nasce dall'idea di valorizzare uno strumento importante che conosciamo tutti come la radio e di formare questi ragazzi che hanno bisogno, soprattutto il coinvolgimento è stato del master, quindi proprio di un'attività pratica con dei professionisti. È la prima volta che comunque noi realizziamo qualcosa insieme, in sinergia, in stretta sinergia con una radio, ma anche la radio universitaria a Firenze. Ci sembrava un'occasione per iniziare tutto questo. È un'esperienza molto bella, lavorare con i giovani, con un mezzo così straordinario come la radio è divertentissimo, è formativo, bello, perché siamo in quest'era digitale dove la fruizione è totalmente cambiata, la musica si ascolta con Spotify, e invece no, ci siamo riappropriati della radio come mezzo attualissimo, la radio che sembrava essere superata dalla TV, dalla multimedialità, invece è sempre qui a raccontare delle storie in maniera insostituibile.
Ci sono vari tipi di radio. C'è la radio commerciale, la radio parlata, la radio ancora tra virgolette un po' indirizzata alla politica, ma è radio. Quindi quando è radio è comunicazione e la radio è troppo più bella della... Non si può dire della televisione perché faccio anche la televisione, però la radio è la radio in assoluto, la cosa più bella è il lavoro più bello che uno può fare. Mi sento un miracolato. Il progetto è andato molto bene, soprattutto perché ha permesso a studentesse e studenti di fare che cosa? Di mettere le mani in pasta in comunicazione. Cioè il master ha questa doppia natura, da un lato studiare la comunicazione, ma poi farla. Quindi la radio è stata un'occasione proprio per fare comunicazione, tra l'altro in modo integrato, perché non c'è solo il prodotto radiofonico, ma dal prodotto radiofonico il prodotto social, digital e tutte le altre piattaforme integrate. Un esperto di media ci spiega perché la radio non invecchia mai? La radio non invecchia mai, secondo me, per due motivi. Uno, perché ha al suo centro la parola detta, no? Che si ascolta, e quindi questo non sparirà mai perché è il centro della comunicazione. L'altro elemento è la sua capacità di interazione. Cioè la radio è vero che è ascolto soprattutto, ma poi anche intervento da parte degli utenti, e questo la rende, diciamo, naturalmente interattiva, che è attualmente la caratteristica fondamentale del sistema di comunicazione.